A scuola non si impara solo dal docente. Pensate a quante volte il vostro compagno di banco vi ha fatto anche da insegnante. I compagni di scuola condividono esperienze e parlano la stessa lingua. Così possono aiutarsi a imparare insieme in modo semplice e spontaneo. Come possiamo facilitare e strutturare questo tipo di scambio tra pari? Con il peer tutoring. Il peer tutoring, o educazione tra pari, è un metodo educativo in cui alcuni studenti diventano tutor di altri studenti. Il peer tutoring fa leva sulle possibilità educative date dalla collaborazione tra pari. O studenti più grandi diventano tutor per studenti di classi inferiori, oppure dei propri compagni di classe, o comunque di studenti di pari età. In un percorso di peer tutoring, il docente cura la formazione iniziale dei tutor e monitora costantemente il processo. Infatti, i percorsi di peer tutoring hanno generalmente almeno una durata annuale. Percorsi di peer tutoring possono essere molto preziosi sia per gli studenti che offrono tutoraggio che per quelli che lo ricevono. Per chi diventa tutor, rappresentano un'occasione per approfondire la propria conoscenza, per sviluppare autonomia, per lavorare sull'espressione orale e per sviluppare competenze socio-emotive. Per gli alunni tutorati è un'occasione per imparare da qualcuno che parla la propria lingua e che magari ha già superato le stesse difficoltà. Il peer tutoring può avere anche una funzione orientativa e facilitare il passaggio tra diversi gradi di scuola, oltre che favorire la socializzazione tra studenti di età diverse. La relazione tra tutor e tutorato può innescare circoli virtuosi di reciprocità che favoriscono lo sviluppo dell'autonomia e la crescita personale degli studenti. Il peer tutoring può avere una valenza fortemente inclusiva per più ragioni. Per gli alunni tutor può aiutare a prendere coscienza delle proprie competenze e a sentirsi valorizzati dalla comunità scolastica. Per gli alunni tutorati aiuta a superare la paura del fallimento. Per gli studenti sarà più semplice ammettere le proprie difficoltà con chi riconoscono come pari, che non con gli insegnanti, da cui potrebbero sentirsi giudicati o valutati.